Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Diamo inizio alla conferenza stampa, un appuntamento molto importante, molto sentito da tutti. Ringrazio tutti i giornalisti presenti e quanti sono collegati con noi. Abbiamo un collegamento con una trentina di testate, quindi è un appuntamento veramente importante anche per la presenza di testate prestigiose a livello nazionale. Un ringraziamento particolare a Roberto Mancini, il nostro nuovo testimonial, che con grande passione in questi giorni è stato tra noi per girare tutti quei supporti che costituiranno il nuovo prodotto della promozione della Regione Marche. Presidente Acquaroli è la nostra guida, il nostro condottiero per i prossimi anni, e con lui è un altro grande aiuto che ci è stato dato in questa occasione, come sempre, dal Presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, e alla sinistra, quel giovane, è il direttore creativo Gianluca Ignazzi, che ha rappresentato un po' l'anima di quelli che saranno i prodotti. Quindi io direi di entrare subito nel vivo, anche perché poi ci sono già molte prenotazioni per interventi, e darei la parola, come giusto e doveroso, al padrone di casa, Francesco Acquaroli. Grazie dottor Setti, io saluto tutti quelli in presenza e collegati, saluto e ringrazio il Presidente della Camera di Commercio e sicuramente il mio saluto e particolare ringraziamento va a Roberto Mancini. L'ho detto più volte in queste settimane, credo di rappresentare e di dire a nome di tutti, orgogliosamente e anche con commozione, a nome di tutti i marchigiani, che siamo veramente molto felici che lui abbia accettato questa sfida di rilancio dell'immagine del nostro territorio. Un territorio bellissimo, a volte anche che ci stupisce, che racconta emozioni, regala emozioni straordinarie, che però non è conosciuto, a volte neanche in Italia, ma spesso non riusciamo ad essere conosciuti e riconosciuti all'estero. E sicuramente l'immagine di Roberto Mancini, che sia da giocatore che da oggi commissario tecnico nazionale, ma anche da allenatore, ha conosciuto, ha calcato i campi di tutta l'Europa, in tutto il mondo, può aiutare questa nostra regione, la sua regione, la tua regione, a diventare protagonista come lo sei tu stato e lo sei tu in campo e in panchina. Di questa sfida sicuramente bisogna cogliere tanti aspetti, ma l'aspetto che a me piace ricordare più di tutti è che tutto ciò è avvenuto grazie a un incontro, una volontà che il commissario tecnico ha espresso di collaborare insieme a noi. Io ne sono grato e a lui per il tempo, la disponibilità, la passione con cui sta svolgendo questo compito, la disponibilità di questi giorni, ma non solo, e credo che sia importante anche perché la sua testimonianza, una testimonianza che può restituirci un'immagine all'estero, ma può restituirci anche una consapevolezza in casa. E credo che la consapevolezza, in un momento così difficile, complicato, particolare per tutti, la consapevolezza sulla nostra bellezza, la consapevolezza sulle nostre capacità, sulla nostra anche grande patrimonio a disposizione, sia oggi veramente l'elemento su cui puntare. E puntando sulla consapevolezza noi potremo riscoprire e far riscoprire a tanti quella che è la passione per una regione che non può sembrare, voglio dire, una delle tante regioni, ma sicuramente è una regione assolutamente straordinaria e ricca, che può affermare una sua capacità turistica e commerciale a livello globale. Io non vado oltre, credo che... E diamo la parola al Presidente Sabatini, che è un partner d'eccezione di questa grande operazione promozionale delle Marche per i prossimi anni. Grazie Raimondo, buongiorno a tutti, tutti i giornalisti che sono qui presenti e collegati. Grazie al Presidente Acquaroli che ha voluto la Camera di Commercio a fianco della Regione su questa iniziativa, grazie al Mister, perché con lui possiamo dire che oggi abbiamo tre marchigiani che giocano sullo stesso terreno di gioco per promuovere al meglio le Marche nel mondo, in Italia, e dare e far conoscere tramite il nostro Mister Roberto questa meravigliosa terra che riesce a unire il mare, la collina, la montagna, riesce a unire la storia, la cultura, riesce a unire l'enogastronomia, riesce a unire, diciamo, la possibilità di
città meravigliose che noi abbiamo nella nostra regione e ci dà la possibilità di poterlo mettere in un momento cruciale della storia professionistica del nostro mister Mancini, ovvero con gli europei, con i mondiali, e diamo un'immagine molto più grande di quello che potevamo fare con altri tipi di intervento. Abbiamo appoggiato la linea del presidente Acquaroli, ci crediamo fortemente, la sua scelta, noi pensiamo che sia una scelta veramente determinante per riagganciare il secondo periodo del 2021 tutte quelle persone, quelle famiglie, chi vuole venire a visitare le Marche tramite un testimonial di eccezione. Ecco, io ribadirei e chiudo, 3 marchigiani che giocano sullo stesso terreno di gioco per portare le Marche il più in alto possibile tramite il nostro capitano Roberto Mancini. Grazie Presidente, e prima di dare la parola a Mancini, una battuta con il direttore creativo, ma sul 7 com'è stato il nostro testimonial? Allora, la nostra fortuna è stata avere con noi il mister, perché è stato pazientissimo, gli abbiamo dovuto far fare una serie di cose e devo dire che se ha la pazienza per noi vuol dire che ne ha veramente tanta. È stato, ringrazio pubblicamente il nostro mister proprio perché siamo riusciti a fare grandi cose. Abbiamo avuto qualche difficoltà con le condizioni meteorologiche, ma scompariranno i problemi, quindi non si vedranno, anzi... Siamo riusciti veramente a elevare quanto più possibile le meraviglie che ci sono in questa regione. Io non sono marchigiano, ma assieme a tutto il team ci siamo sentiti marchigiani in questi giorni e abbiamo veramente capito il potenziale che c'è dietro questa terra meravigliosa. E quando ci siamo preoccupati di generare una comunicazione che mettesse in luce tutte le grandiosità di questa terra, avendo a disposizione il mister della Nazionale, per noi è stato un grande connubio, anche perché abbiamo pensato che una terra così già allenata ad accogliere gente, chi meglio di un preparatore come Roberto Mancini potesse avere questa terra. E questo connubio ci ha portato poi a generare quello che è il claim della campagna, che non so se possiamo svelare, quindi lascio a lei decidere questo. Troveremo, poi ci ritorneremo sopra per strada. E la regola, Presidente, del giovani appassionati e anche un pochino affamati paga sempre, quindi siamo stati, io credo che siamo in buone mani. E adesso a te Roberto, cosa ci racconti di questa esperienza? Buonasera a tutti. Grazie al Presidente, grazie alla Camera di Commercio per avermi scelto come testimonial. Per me è un grande onore come quando sono stato scelto come CT della Nazionale. Le situazioni possono essere anche simili. Io ho preso la Nazionale in una situazione abbastanza difficile nella quale nessuno credeva. In 2 anni... siamo riusciti a riportare la nazione italiana ai vertici. Le Marche, così come tutta l'Italia purtroppo, stanno attraversando un momento difficile, però io credo che abbiamo grandi qualità, siamo, come ha detto lui, allenati a questo, perché i marchigiani sono dei grandi lavoratori, io che penso che tutti insieme possiamo uscire da questa situazione, perché le Marche sono talmente belle che ci sono milioni di persone che vorrebbero venire e sicuramente verranno. Quindi grazie per avermi scelto e sono sicuro che insieme faremo grandi cose. Bene. Grazie anche ai ragazzi, sì, solo perché sono stati bravissimi, sono veramente bravi, bravi, abbiamo fatto 3 giorni insieme, come ha detto, a parte un po' il freddo. Quindi sono stati veramente professionali, bravissimi, sicuramente sono convinto che verrà fuori una cosa molto bella. Grazie. Bene, entriamo ancora più nel vivo con gli interventi, abbiamo avuto già qualche prenotazione, quindi non potevamo che incominciare con quella che è la voce del calcio in questo momento, è un marchigiano doc, Maurizio Compagnoni di Sky TV, e se c'è, è in collegamento.
Maurizio? Se non c'è lo sostituiamo e andiamo a Beppe Conti, una penna prestigiosa del giornalismo sportivo italiano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Prego Beppe. Sì, buongiorno a tutti, sì, io sono... ho conosciuto per poco a fondo le Marche, grazie a Raimondo Orsetti e a questo libro che abbiamo scritto, Marche per il ciclismo, con la prefazione di Vincenzo Nibali, e ne approfitto subito perché noi tutti si faccia un in bocca al lupo a Vincenzo, che so che vi è vicino e che proprio in questi minuti è, come si dice, sotto i ferri in una clinica di Lugano, che lo stanno operando al polso dopo una banale caduta in allenamento e spera tanto di farcela disputare il Giro d'Italia dopo questo ennesimo infortunio che proprio non meritava perché stava cercando di prepararsi alla meglio per il Giro d'Italia e purtroppo ha avuto questo contrattempo. Speriamo, la frattura al polso, come sanno in tanti, è brutta da guarire e mancano 23 giorni alla partenza del Giro d'Italia da Torino. Speriamo che Nibali ce la faccia perché è alle ultime recite, ma credo siano ancora recite ad effetto. E so che è vicino a voi la Regione Marche, in questo libro mi ha scritto la prefazione ed è davvero una carissima persona e in questo libro c'è anche una mia intervista al celeberrimo CT Roberto Mancini, lì presente, perché so che anche lui va in bicicletta e mi ha raccontato come ami pure lui la bicicletta. Ricordo che gli ho chiesto ma si sente più un velocista, uno scalatore come ciclista e lui mi ha detto sono fondamentalmente un succhi a ruote e quindi è stato molto simpatico, molto brillante. Io so che il ciclismo è nelle vostre corde, so che c'è una bella iniziativa, non voglio fare lo scoop, ma so che il Giro d'Italia nel 2022 potrebbe addirittura partire dalle Marche. Mi auguro che questa operazione vada in porto perché il Giro d'Italia da sempre è un grande evento ed una grande vetrina per una regione ed è un grande momento non solo di sport ma che tocca la storia del nostro costume e del nostro paese. Vi ringrazio molto tutti e mi piacerebbe molto un bel gemellaggio perché calcio e ciclismo sono i due sport che continuano ad essere i più popolari e i più vicini alla gente. Grazie a voi tutti. Grazie. Allora, grazie a te. C'è una domanda da Vanity Fair, Laura Fiengo. Sì, prego. La domanda è per Mancini, è questa. Vorrei chiederci chi Mancini, poiché è stato ambasciatore per la sua regione alla fine degli anni 90 da cacciatore della Lazio, che cosa secondo lui è cambiato in questi 20 anni per la sua regione, in questo nuovo momento per il turismo, e voleva anche chiedere da marchigiano se secondo lui c'è ancora qualcosa che non sappiamo noi e il mondo che è ancora da scoprire delle stupende Marche. Allora, la regione è sempre la stessa, sempre ha le bellezze di sempre, come è stato detto prima, nelle Marche si può trovare tutto, sì. Montagna, collina, campagna, mare, enogastronomia, persone per bene, quindi credo che questo sia veramente la cosa più importante per venire nelle Marche e visitarla. E quindi essere il testimoniale, poter dare una mano alla mia regione per far sì che questo avvenga, soprattutto dopo l'ultimo anno che nessuno si aspettava, quindi questo è stato un grande problema per tutti, ma spero che in breve tempo, da qui a qualche mese, si possano risolvere tante cose e le persone possano ritornare veramente a rivisitare le Marche come hanno sempre fatto. Bene, e riproviamo con Maurizio Compagnoni, che mi dicono essere in linea. È problematico, eh? Un'altra domanda, prego. Allora, sempre per Mancini, un collega regionale, Riviera Oggi. Allora, la domanda è di Leonardo Delle Noci. Allora, parlando di calcio marchigiano,
Immagino che sia a conoscenza delle della difficile situazione della San Benedettese Calcio, alle prese con una crisi societaria importante con l'ombra del fallimento. Che messaggio vuole lasciare ai tifosi rossoblù e alla città di San Benedetto? Tra l'altro, qui c'è Amarcord, nell'85 allo stadio Riviera delle Parme con l'Under 21 fu autore di un grande assist per Gianluca Vialli. Beh, mi dispiace perché comunque, insomma, come ha detto Beppe Conti, il calcio, come il ciclismo, come tanti altri sport, sono molto importanti in Italia. E mi dispiace quando c'è un club, una società gloriosa come la San Benedettese che ha dei problemi. Io posso offrirmi come allenatore, facendo il doppio lavoro, potrei fare l'allenatore della San Benedettese e il CT della Nazionale. Quindi no, ma spero che possano risolverli, anche perché devo dire che la San Benedettese è stata una delle prime squadre e delle prime società a costruire uno stadio modello, ma tantissimi anni fa. Già più di 20 anni fa aveva uno stadio bellissimo, quindi è un grande dispiacere e spero che possano veramente risolvere al più presto i problemi che hanno. Bene. Intanto che porto il microfono ad Andrea Carloni, Gino Sabatini, una puntualizzazione. Volevo ricordare a tutti che come Camera di Commercio abbiamo insieme all'amico Massimiliano Polacco, lui alla delega al turismo, appoggiato le iniziative e ne stiamo portando avanti altre proprio sul turismo e continueremo a stare insieme per i prossimi progetti che vorremmo mettere in campo. Allora, Martina Marinangeli del Corriere Adriatico. Due domande per il mister. Intanto, visto che lei ha vissuto fuori dalle Marche, ma anche dall'Italia, comunque per la sua carriera, su cosa dovrebbero puntare le Marche per essere attrattive anche a livello internazionale, visto che, come diceva anche il Presidente, siamo bellissimi, ma siamo poco conosciuti? E l'altra cosa, se fosse un turista, quale posto nello specifico sceglierebbe delle Marche per trascorrere le vacanze? Questo è campanilismo, dai. No, io ne ho parlato anche con il Presidente, conosco molte persone, ho girato veramente il mondo e molte persone conoscono le Marche, sanno della bellezza della regione, quindi le difficoltà che hanno un po' è quella di arrivarci, quindi ecco, si dovrebbe migliorare questo prima di tutto, credo che ci stiano lavorando, credo che questo sia fondamentale, la logistica per arrivare e raggiungere le Marche da ogni dove, quindi questo è importante e penso che quando poi uno è un turista estero che viene alle Marche e ci viene la prima volta, ci viene sempre, ogni anno, perché le Marche ha veramente tante situazioni bellissime e quindi ci vuole un po' di tempo per girarle e di conseguenza nel momento che uno viene qui, insomma, ha a che fare con le persone della regione, inizia a mangiare un po' marchigiano, credo che insomma, difficilmente poi rinuncia a queste cose. Ecco, quindi è importante soprattutto veramente riuscire a raggiungere le Marche meno tempo possibile, insomma, che in questo momento, ecco, questo è, credo che sia fondamentale. Guardi, io penso che Portonovo sia uno dei posti più belli al mondo e difficilmente, insomma, ci sono posti così belli. Perché uno è a Portonovo e potrebbe essere in qualsiasi parte del mondo perché di una bellezza entusiasmante. Bene, una domanda da Francesca Fanelli del Corriere dello Sport Stadio. Il calcio azzurro riaprirà al pubblico negli stadi con l'Europeo di giugno, così oggi Mancini riapre le Marche al futuro. Quali sono le sue attese sportive e non? Che il calcio sia apripista nell'apertura del paese lo rende orgoglioso? No, io spero che insomma, il calcio riaprirà con l'inaugurazione del campionato d'Europa, ma io spero che il paese riapra prima e che si dia la possibilità a tutte le persone che fino ad oggi hanno sofferto
e che hanno grandi problemi possano riaprire, tornare a lavorare e riuscire a ritornare a una vita normale, ancora prima del calcio, perché comunque il calcio sarà a giugno e quindi oggi siamo ad aprile, c'è ancora un po' di tempo, quindi spero che in questo mese possa accadere a tutti gli altri sport, ai teatri, ai cinema, a qualsiasi cosa, insomma tutte le attività che possano ridare alle persone la dignità di riniziare a lavorare. Bene, un'altra domanda da Filippo Piva di JQ Italia. La domanda sempre per mister Mancini. In vista degli europei, a quali dei suoi ragazzi della nazionale in particolare consiglierebbe una vacanza nelle Marche e perché? Vabbè, intanto abbiamo qualche marchigiano, eh? Io li chiamo perché sono marchigiani. Quindi... No, beh, io penso che insomma molti giocatori, che poi la cosa più strana è questa, quando uno abita in un bel posto, e noi abitiamo in Italia, quindi siamo già fortunati, è portato a visitare più le cose all'estero e non visita mai quello che sia vicino, perché uno pensa, beh, ci sarà sempre tempo di questo e ce l'abbiamo a due passi. Invece bisognerebbe visitare prima quello che noi abbiamo, perché chiaramente non possiamo conoscere tutto di quello che abbiamo, e quindi tutti i ragazzi della nazionale possono venire qua nelle Marche a visitarle, perché si troverebbero benissimo. Ecco. Poi la speranza un giorno è di poter portare la nazionale ad Ancona, magari, ecco. Quindi dobbiamo lavorare sullo stadio, credo. Per questo. Quindi ecco, la speranza è di portare la nazionale qua nelle Marche, sì. Allora, facciamo alcune domande locali, no, facciamone un paio insieme. Infatti il collega Giuliano Centinaro di Prima Pagina Online chiedeva proprio questo. Prossimamente la nazionale maggiore di calcio tornerà a giocare una partita nelle Marche? L'altra domanda, cosa pensa dell'idea della FIFA sul fuorigioco automatico? Su quella del fatto di riportare la nazionale alle Marche, io lo spero, sarebbe un grande onore per me, un grande onore per tutti i marchigiani, ma sai che purtroppo ci sono queste problematiche degli stadi che ci vogliono certi parametri, quindi la speranza è che insomma ci possano essere in futuro da poter veramente riportare la nazionale qua. Bene. Sul fuorigioco non l'ho ancora capito tanto bene, perché come con la VAR, no, ci sono delle cose buone e poi ci sono delle cose meno buone, quindi anche questa va valutata per bene. Ancora. Un altro collega testata locale, Raffaele Vitali. Prima di evitare, visto che abbiamo compagnone, sembra. Un attimo, allora. No, infatti. Ci lavoriamo. Mister, un'altra domanda di un collega locale, Vitali. In questi tre giorni ha scoperto luoghi nuovi della sua regione? Magari la piccola Torre di Palme? No, beh, chiaramente, come ho detto prima, no? Non si può conoscere tutto delle Marche, quindi io sono andato in due o tre location che insomma non avevo mai visto e devo dire che di una bellezza incredibile, oltre ai tartufi che ci sono, dove siamo stati, e quindi quello che dicevo, è importante veramente conoscere quello che sia proprio passi, che non si può conoscere se uno non... Io ho scoperto dei posti in bicicletta, perché la bicicletta ti dà la possibilità di arrivarci, che non conoscevo, vicino Iesi, vicino Senigallia, così, quindi insomma ho visto dei posti bellissimi. Bene, ci riusciamo con Compagnoni che ci abbiamo parlato. Compagnoni, se sei in linea, prego. Sì, sbatti un colpo. Ecco, forse adesso mi sentite. Eccoci, sì, alleluia. Sì. Bene. No, volevo che io purtroppo ho avuto problemi di connessione, magari non vorrei che la domanda che sto per fare è stata già fatta, nel caso mi scuso, ma volevo chiedere al CT la sua opinione sulla riapertura almeno parziale degli stadi e sulle rose a 25.
che è stata una sua grande battaglia? Io spero che al di là dell'inaugurazione del campionato d'Europa gli stadi possano riaprire prima, perché penso che comunque essendo all'aperto insomma non ci sia grande possibilità di contagiarsi, e quindi lo spero che si possa aprire anche in questi mesi gli altri sport, perché comunque insomma credo che sia importante far tornare a giocare anche i ragazzini, i bambini che da tanti mesi non giocano, e poi che gli stadi possano riaprire prima della fine del campionato, perché comunque si possono mettere non tante persone, si può provare, insomma credo che questo sia abbastanza logico. Bene. La rosa 25 credo che possa, se verrà accettata, credo che possa essere una cosa buona, visto insomma tutti gli impegni che i ragazzi hanno avuto quest'anno con pochissime soste e con le problematiche magari che ci potranno essere durante il campionato d'Europa. Credo che sia una cosa buona. Una domanda la faccio io adesso al Presidente. Presidente, cosa si aspetta da questa campagna di promozione per il turismo e per il rilancio economico della nostra regione? Poi un'altra la faccio al direttore creativo. Su quali prodotti vedremo a partire da fine maggio sia in televisione che negli altri canali di comunicazione? Prego Presidente. Grazie per la domanda. Mi aspetto il fatto che noi possiamo sicuramente tornare ad essere sempre più riconoscibili nell'offerta del mercato turistico nazionale e internazionale. La nostra, essendo una regione piccola con problemi infrastrutturali, non è facilmente raggiungibile e non è neanche facilmente riconoscibile. Quindi identificarsi sempre di più, strutturarci sempre di più e farci anche veicolo di una qualità della vita, offerta di accoglienza che non è assolutamente usuale e che ci potrebbe contraddistinguere. E credo che nessuno più di un marchigiano possa rappresentare la nostra regione. E credo che la figura importante, in un momento importante della sua carriera, di Roberto Mancini è assolutamente strategica e fondamentale. E poi diciamoci anche che la sua riconoscibilità non solo in Italia ma in Europa e nel mondo è talmente tale che identificando e lavorando sulla conoscenza, no, che possiamo portare del nostro territorio può essere sicuramente per noi un grandissimo valore aggiunto. Per questo nulla è scontato, però insieme alla figura del commissario tecnico credo che noi dobbiamo progettare, impegnarci, lavorare e essere all'altezza del nostro testimonial con un supporto che sia oggettivamente da portare a terra con risultati che si possono raccogliere e possono diventare tangibili. Allora io per rispondere vorrei chiamare il regista che è qui con noi, che è Aldo Ricci, così insieme, eccolo. Allora, lei ci chiedeva quali prodotti avremo al termine. Sì. I tre spot andranno su rete televisiva, ma stiamo realizzando anche contenuti da veicolare poi su tutti i canali social. E per fare questo, per cercare di ottimizzare le giornate insieme al mister, è già stato stressato abbastanza insieme a noi, quindi non potevamo esagerare. Tra l'altro non abbiamo ancora finito, abbiamo l'ultima mezza giornata, quindi mi raccomando mister, tra poco dobbiamo andare. E, abbiamo deciso di utilizzare due crew, quindi siamo anche parecchi le persone sul set, e tecnica di ripresa che ci permette di essere veloci e portare comunque la qualità che serve ai nostri spot. Aggiungo che il nostro obiettivo non è quello di generare uno spot, quindi di generare qualcosa che vive, che nasce e che muore in pochissimo tempo, ma di costruire un vero e proprio piano editoriale. E la funzione
che possiamo aggiungere, integrare noi di Trapler.com è quello di poter dare la possibilità alla Regione Marche di avere tutto quel materiale che servirà a costruire un piano editoriale annuale che permetterà di poter utilizzare questo materiale non solo per avere una promozione costante, ma per invitare anche alla destagionalizzazione, che è una cosa molto centrale un po' per tutti coloro che fanno attività turistica. E devo dire che in particolare la Regione Marche, a differenza di altre regioni, si presta molto di più a poter essere visitata in diversi periodi dell'anno, e noi ne siamo un po' una testimonianza, perché abbiamo lunedì abbiamo fatto una location scouting e in 8 ore abbiamo visitato praticamente tutta la regione, abbiamo fatto circa a 15 ore, bene, beh, 15, diciamo abbastanza, abbiamo fatto 650 chilometri e l'abbiamo vissuta veramente a pieno, e possiamo dire che abbiamo tutto il materiale che ci serve per poter andare direttamente non solo appunto in TV, ma soprattutto per sostenere i canali digitali che oggi diventano il cuore della comunicazione costante, perché generare una relazione con l'utente costante vuol dire essere sempre nella mente del probabile, possibile visitatore, e quindi riuscire con la forza anche che ci permetterà di avere il nostro mister, anche di poter entrare proprio nelle viscere, proprio nelle caratteristiche principali della regione, e quindi dare tutte le informazioni che servono per scegliere poi di venire qui in vacanza. Allora, gli ultimi tre interventi. Andrea Carloni, penna storica del giornalismo sportivo marchigiano, poi il direttore Massimiliano Polacco, infine Caramelli di Repubblica, se ce l'avremo. Grazie Raimondo. Innanzitutto mi vorrei complimentare con il presidente Acquaroli e con il presidente Sabattini, perché una scelta migliore non ci poteva essere, visto e considerato che conosco il giovane Roberto Mancini, il grande calciatore Roberto Mancini, il grande allenatore Roberto Mancini e il grandissimo uomo Roberto Mancini. Detto questo, vorrei dire a Beppe Conti che non è vero che Roberto Mancini è un succhia ruote, perché tra l'altro lui pratica anche altri sport, per esempio penso al tennis o al padel, ma non è questo il forse il luogo per parlare di questo, però tutto serve per attirare persone nella nostra meravigliosa regione. A proposito di portare alla nazionale, vorrei ricordare che il CT dell'attuale nazionale, quando dice una cosa poi la persegue fino in fondo, tanto è vero che tentò di portare l'Inter ad Ancona, me lo ricordo benissimo, poi successe qualcosa che sarebbe stato meglio che non fosse successa, qui parlo da tifoso dell'Inter, e però chi l'ha sostituito non mi pare che abbia fatto tanta strada, ma questa è una considerazione solo personale. Detto questo, vorrei rivolgermi a Roberto Mancini, perché tu quando hai preso la nazionale, che è sempre stato il tuo sogno, perché mi ricordo una volta mi confessasti che da bambino tutti sogniamo di diventare allenatori della nazionale, tutti gli italiani vorrebbero allenare la nazionale, e quello era stato anche un tuo sogno. Vorrei sapere che cosa sogni oggi, e poi vorrei ricordare qual è stata la parola magica per cui tu sei riuscito a far riamare la nazionale italiana non solo da noi italiani, ma da gli azzurri che giocano in campo, con la parola divertimento. Cioè tu hai detto dobbiamo tornare a divertirci a giocare a pallone. Il divertimento si può trovare anche nelle Marche. Beh, diciamo questo intanto, che grazie per tutti i complimenti. Tutti in Italia sono allenatori, e in particolare della nazionale, quindi lo siamo già con questa. Siamo 60 milioni e tutti allenatori della nazionale. Quando io presi la nazionale c'erano un po' di difficoltà, insomma c'era un po' di scoramento, perché venivamo dal mondiale, dalla non qualificazione al mondiale di Russia, e questo per un italiano forse credo sia la cosa peggiore, non poter seguire la propria nazionale ad un mondiale. E quindi abbiamo pensato cosa potesse essere la soluzione migliore per rinascere, e abbiamo cercato di puntare sui giovani che magari non avevano ancora quell'esperienza necessaria per giocare in nazionale, magari qualcuno che non aveva neanche giocato in Serie A, e quindi insomma diciamo che avevamo poca credibilità in quel momento, però
abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso e devo dire che c'è stato subito un grande feeling tra i ragazzi, si è creato qualcosa di speciale con quei 4 o 5 giocatori più esperti e quindi credo che questa sia stata la nostra forza e poi abbiamo cercato di fare un tipo di calcio un po' diverso dal solito. Questo non vuol dire che noi saremo i migliori, perché comunque alla fine conta vincere il mondiale o il campionato d'Europa. Quindi l'Italia nel suo background ha questo, quando parte per una manifestazione deve partire per vincere. Noi partiremo per vincere, cercheremo di riportare a casa l'Europeo che manca dal 68 e questo credo che, insomma, se la nazionale oggi ha riavvicinato la gente è perché i ragazzi hanno fatto veramente un grande lavoro tra di loro, soprattutto perché si è creata una vera famiglia, tutti i ragazzi sono felici di venire in nazionale, dispiaciuti quando non giocano e credo che alla fine questa sia la cosa più importante. Bene. Direttore, e gli operatori turistici cosa pensano? Grazie. Sì, gli operatori turistici hanno subito visto molto bene l'iniziativa fatta dalla Regione, dalla Camera di Commercio, per il nostro CT della Nazionale. Per tanti anni i nostri operatori hanno sempre pensato alla destagionalizzazione. Destagionalizzazione vuol dire trovare una possibilità di cluster per i nostri imprenditori, sia italiani, per i nostri clienti, sia italiani che esteri. Sentendo anche la conferenza, mi è venuta l'idea, forse, che è lo sport e il tempo libero potrebbe essere l'idea vincente della destagionalizzazione della Regione Marche. Noi pensiamo ai svedesi, quando andiamo a fare le promozioni in Svezia, la prima cosa che ci chiedono, vogliamo venire in Italia a fare golf per vedere subito, dopo un inverno rigido, la bellezza del clima. Voi pensate che ad aprile per loro è estate e pertanto questa è la destagionalizzazione. Pertanto chi meglio che il nostro CT che possa in questi anni, perché ci sarà per un paio d'anni, Presidente, dovremo sfruttare al meglio la possibilità di far diventare questa regione la regione della regia e della regina del tempo libero e dello sport e così far arrivare tutta quella pressione che possiamo oggi utilizzare perché abbiamo finalmente un'autostrada a tre corsie che ci collega alla Germania velocemente e tutta l'Europa del Nord e pertanto i nostri imprenditori che sono in questi anni hanno investito sulla qualità, sull'accoglienza, al meglio per la clientela, avere la possibilità di avere clienti che possono passare in termini di sicurezza massima, perché la regione è anche una delle più sicure d'Italia e su questo dobbiamo giocare anche su questo, la domanda è come possiamo far diventare questa regione la regina del tempo libero dello sport? A me o al Presidente? No, io penso che, ha citato la Germania, io mi ricordo quando ero piccolino che andavo al campeggio e già a maggio, aprile, maggio arrivavano migliaia di tedeschi in Italia negli anni 70 che oggi non vengono più, quindi bisogna riportare i tedeschi che sono i più vicini, visto che ci arrivano, visto che sono sempre stati innamorati comunque di questa riviera. E poi le Marche sono veramente le Marche è una regione dove si può venire in qualsiasi mese, insomma si trova tutto, si può sciare, si può andare al mare, si può andare in campagna. Io ho dei miei amici che vengono da Milano e vengono per stare in campagna. Quindi si può venire veramente in qualsiasi mese dell'anno e si sta bene, si trova, come ho detto prima, si trovano persone per bene, si spende poco per mangiare e si mangia bene, quindi questa cosa è molto importante. Quindi credo che veramente le Marche abbiano tutto per attirare turismo in ogni mese dell'anno. E precisiamo che la campagna promozionale sarà sia per il mercato italiano che per il mercato estero. Prima di dare la parola agli ultimi due interventi, giornalisti che rappresentano testate prestigiose a livello nazionale, La Repubblica con il dottor Caramelli e il Corriere della Sera con Nicola Catenaro, io vorrei ringraziare un giornalista molto importante, prestigioso, che è anche un orgoglio della nostra regione, che è Pier Giorgio Severini di Rai Sport, e lo ringraziamo per tutto quello che riuscirà a costruire attorno a questo nostro evento. Grazie, dottor Severini.
Quindi direi di dare la parola a Caramelli di Repubblica. Prego. Microfono, per favore. Sì, adesso sì. Ah, ecco. No, una domanda sul turismo sostenibile, che è ovviamente fondamentale in questo periodo. Ecco, ci sono nuove piste ciclabili attrezzate? Questa è la mia domanda, appunto, il turismo in bicicletta. Grazie. Ci sono piste ciclabili, ci sono progetti per nuove piste ciclabili e sicuramente nella nostra regione c'è una possibilità di frequentare un turismo sostenibile. La nostra è una regione dove le realtà, le più grandi realtà urbane raggiungono malapena con Ancona 100.000 abitanti, ma la stragrande maggioranza delle nostre città fatica ad arrivare a 40-50.000 abitanti, quindi in realtà è la regione del borgo diffuso, è la regione del centro storico, è la regione, diciamo, dove si cammina tra campagna e storia, cultura e enogastronomia, quindi diciamo il turismo sostenibile, nonostante, e poi cioè, diciamo che siamo isolati dal punto di vista infrastrutturale, ma nella realtà sono ormai tutte realtà che sono inglobate in un reticolato che insomma ci accoglie e ci identifica, seppur con il nostro campanile e le nostre diversità, perché da Pesaro Urbino ad Ascoli e San Benedetto cambia molto il dialetto, cambia molto il cibo, cambia molto anche la conformazione delle nostre colline, però c'è un'omogeneità che sicuramente ci identifica rispetto a tutte le altre regioni italiane. E quindi assolutamente sì, il turismo sostenibile può e deve diventare sicuramente il turismo che ci caratterizza di più. Una domanda per il mister. Io, sappiamo tutti che i marchigiani sono un popolo tenace, ma per realizzare un sogno forse non basta sempre solo la tenacia. Io le chiedo qual è la differenza tra sognare qualcosa e realizzarla, secondo lei? Beh, intanto bisogna sognarlo per realizzarlo. E poi devo dire che è vero, noi siamo tenaci e ci piacciono le cose impossibili. E quindi una cosa impossibile è impossibile finché non arriva un marchigiano e la risolve. Quindi io credo che questo sia la cosa più importante. Quindi la nostra tenacia credo che sia veramente la qualità, una delle qualità migliori che abbiamo. Bene, e allora Presidente, sveliamo quello che sarà il claim della nuova campagna promozionale delle Marche. Il claim è pronti per una nuova stagione, che è la stagione di rinascita, speriamo, post-Covid, la stagione della riscoperta delle nostre bellezze, e soprattutto incrociando le dita, non lo dico, però intanto, perché siccome con il nostro mister non ci vedremo prima che si disputeranno i campionati europei, facciamo i nostri auguri, non so come funziona nel mondo del calcio, meglio in bocca al lupo, meglio tacere, però sa mister che avrà con sé 1,5 milioni di tifosi particolari quest'anno, sempre, ma quest'anno in maniera ancora più particolare. Bene, grazie a tutti e concludiamo con alcune immagini che abbiamo rubato sul set con il backstage, prego. Eccolo qua alle vostre spalle.
Bene, è quasi a simboleggiare un passaggio di consegne dalla vecchia campagna alla nuova. Facciamo omaggio delle maglie delle marche outdoor del ciclismo che saranno utilizzate anche da Roberto quando andrà per le nostre strade. Mazzini, togliete adesso. Il presidente. Bene. Adesso le televisioni possono fare le interviste qua fuori. Grazie.